Gianni Agenda Sociale di Mercato San Severino per illustrare il seminario High Solar Kit, come trasformare la tua auto in veicolo ibrido solare, un progetto innovativo. Siamo con il docente Gianfranco Rizzo che insegna all'Università di Salerno ad ingegneria meccanica. Sì. Rizzo, un seminario innovativo riguardo i ritrovati del futuro. Illustrate il progetto dell'auto che diviene un perfetto veicolo ibrido solare, la storia e il percorso di questa idea. Sì, questo nasce nel contesto di quella che si chiama mobilità sostenibile, quindi riuscire a muoverci, a spostarci, che è un'esigenza sempre più diffusa di un numero sempre maggiore di persone. Pensiamo alla Cina, all'India, tutti quelli che una volta chiamavamo paesi del terzo mondo che si stanno sviluppando, quindi ci sta una grande esigenza di mobilità. Dallo stesso punto però c'è tendenzialmente la carenza di quello che fa muovere questi veicoli, quindi il petrolio, e soprattutto il fatto che la combustione di questo combustibile produce CO2 che dà luogo all'effetto serra e quindi al riscaldamento globale e poi nei centri urbani produce polveri sottili, ossidi di azoto e quant'altro. Una soluzione che è quella che proponiamo noi, in attesa che si possa sviluppare pienamente la mobilità elettrica alimentata da fonti rinnovabili, perché poi ne parleremo, sì. È quella di avere una parziale ricarica solare delle batterie in un veicolo. Quindi a questo punto noi abbiamo pensato di brevettare un sistema per rendere ibrido un veicolo normale, quindi aggiungendo delle batterie e dei motori elettrici integrati nelle ruote posteriori, e poi di dare la possibilità di una parziale ricarica solare con i pannelli solari, quindi un veicolo ibrido solare. Quanto è fattibile in termini a livello industriale tale progetto? Stiamo lavorando, adesso abbiamo un prototipo che è in grado di mostrare la fattibilità tecnica dell'idea, non è ancora a livello di produzione industriale, nel senso che l'idea è quella di arrivare a vendere questo sistema attorno ai 3-4 mila euro. Il nostro prototipo adesso costa di più ovviamente, ma abbiamo avviato un percorso anche con i fondi europei attraverso il programma Horizon 2020, la nostra società, abbiamo messo su uno spin-off che si chiama EPROIN, la nostra società si è candidata ai fondi europei, ha superato la prima fase e ha ottenuto anche un riconoscimento importante che si chiama Seal of Excellence. L'ultima domanda. E abbiamo dei partner industriali con cui stiamo lavorando concretamente. L'ultima domanda in breve: quali potrebbero essere le ricadute sia per quanto riguarda la ricerca che a livello occupazionale dello stesso progetto? La ricerca ha già sta avendo e avrà ancora delle ricadute, nel senso che a parte lo sviluppo del prototipo ci sono molti punti su cui si deve lavorare, perché non è banale trasformare una macchina in un veicolo ibrido e ibrido solare, ci sono tanti punti su cui lavorare. E a livello occupazionale pensiamo soltanto anche alle decine se non centinaia di officine specializzate sparse per tutta Europa che andranno a montare questi sistemi, quindi ci sarà una ricaduta importante anche a livello occupazionale. Sempre in occasione del seminario effettuato dal gruppo General Management Opportunities Through Improvement Culture. Leonardo, come è entrato a far parte? Quanto è importante per lei e per la collettività tutta di San Severino il gruppo di General Management creato dall'ingegnere Corrado Cavaliere? Personalmente ci sono entrato a seguito di un corso appunto di General Management tenuto dall'Ince Corrado Cavaliere con la sua società Futuro. Parliamo ormai del 2011, quindi sono diversi anni dai quali questo gruppo svolge le sue attività. Prevalentemente quindi mi sono trovato un po' per scommessere il gioco. Mi è piaciuto sempre più l'idea di condividere con la collettività e quindi anche, come dicevi, con la comunità la conoscenza nei vari ambiti, quindi
l'idea proprio di condivisione della conoscenza che è la base di questo gruppo. Per me è una cosa importantissima, quindi a livello proprio di territoriale, quello di organizzare eventi come quello di stamattina in maniera tale da fare rete tra differenti professionisti, studenti, persone che abbiano voglia di crescere. I prossimi appuntamenti? Abbiamo tenuto in passato, come ne terremo in futuro, diversi seminari su argomenti di tema manageriale, di innovazione e tecnologici. I prossimi appuntamenti, c'è sicuro un appuntamento in programma per giugno, settembre, nonché anche inizio novembre, e le tematiche saranno della Lean Production, check-up aziendale, architettura e bellezza. Diciamo, spaziamo tra quel che può essere i temi vicini al management, ma anche in termini più ampi alla conoscenza e al mondo lavorativo in genere.